Allora, io lo dico prima della partita in modo da evitare poi ogni facile tipo dopo. Anzi, non lo dico adesso, l'avevo già detto mercoledì. Sarà più difficile la partita di oggi di quella di mercoledì col Salisburgo. E se devo scegliere una delle due che secondo me non vinciamo, io mi spiace, ma scelgo questa. Buon Torino Milano a tutti. Allora, c'ho i pantaloncini dell'Erta Berlino. E ovviamente il Milan vuole ripartire da quello che dico. Non so perché, ma quello che conta oggi, minchia come sono pallido nella facecam, ciò che conta oggi è solo Torino-Milan. Capitan Tea contro Capitan Buongiorno. Allora, il Torino ha questa cosa che non segna tanto, perché dopo che ha dato via Belotti, là davanti fanno un po' piangere. Se però hanno carenze in attacco, non hanno carenze in difesa, perché è una squadra che difende molto bene. Ha perso solo 1-0 con l'Inter, partita che meritava di vincere, strano. Ha perso 1-0 solo con la Juve, partita che comunque se l'è giocata. C'è da vedere, ragazzi. Ora, io con tutto il bene del mondo, Pellegrini non ce l'abbiamo fatta a farlo segnare manco con le mani in 6 mesi di Milan. Io mi auguro che non segni oggi. Battuto, noi andiamo. Allora, vorrei darvi un dato simpatico, un dato fine a me stesso, ecco, che però mi piace condividere con voi, perché alla fine per le mie live reaction, ragazzi, venite in tanti e io vi voglio molto bene. Torino-Milan diventa ufficialmente la partita più streamata da me, perché è la terza su tre. Le ultime tre stagioni, 2021, 21-22 e 22-23, ho fatto Torino-Milan. La partita è molto fisica e però ci sono troppi errori in fase di impostazione Messias. Il gioco l'ha molto in mano il Torino. È vero che comunque la difesa riesce a fare molto bene. Bravo Pobega. Palla lunga verso Rafa. Rafa, dove cazzo è calciato? Rafa, dove cazzo è calciato? Bravissimo Pobega di fisico. Poi Origi appoggia a Diaz, che fa un lancio della Madonna. Può anche... cioè, poteva servire Messias, poteva servire Pobega, poteva fare la finta. Ha tirato al volo. Il terzo rimbalzo ancora una volta è troppo lontano dal corpo. Boh. Vanno fuori posizione, ma possono creare delle difficoltà. Buono. Diaz. Dalla a Rafa, dalla a Rafa. Ma si divora l'occasione. Grande opportunità per il Milan. C'era l'opposizione degli uomo che gli si era fatto incontro, però secondo me ci sono anche... c'è due occasioni dove rimane un difensore solo. Adesso ha ciccato la palla. E se poi karma punisce, io capirei. E se poi karma punisce, io capirei. Se poi prendiamo gol, siamo dei polli. Due volte davanti la porta, ragazzi. Pazzesco. E vi dirò, se non finiamo il primo tempo almeno 1-0, qua diventano cazzi amari. Segnatevelo. Bravo, bravo Leo. No, esce Milinkovic Savic. 16 minuti potevamo aver fatto almeno un gol, raga. Sembra la partita con l'Atalanta, ragazzi. Uguale. Attenzione alla palla dentro per Pellegrini. Tatarusano. L'ho detto, ragazzi. Attenzione. Adesso si piglia gol da calcio d'angolo. Io non mi meraviglierei, La parte di Lukic. Cross basso, la parte Lukic! E il piazzato. Pericoloso discorso. No, ma non fatemi fare sti patemi. Attenzione all'altra parte. Brahim Diaz è la terza palla che si porta in rimessa laterale. Grande cazzo. Raga, andava sbloccata subito. Due occasioni nitide fallite. Andava sbloccata subito. Mo son cazzi amari. Mo son cazzi super amari. Occhio al suo movimento. C'era Rafa. Si era proposto la sinistro. Conclusione alta. E qui questa esitazione. Basta, per favore, basta di sbagliare gol. Basta, 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 basta di sbagliare gol. Basta. Alla fine Gabbia
può provare a spazzare, ma arriva come il dell'arbitro, arriva anche il giallo. Giallo irregolare su Vlasic. Giallo per Calulu. Non è cosa? Giallo è questo. Buongiorno. Ora arriva anche Miranchuk. Gol del Torino. E il gol del vantaggio con Gigi che ha sfiorato Eccolo. Il pallone. Palla che bacia la parte interna del palo. Andava sbloccata subito. Contrastato dentro l'aria. Abbiamo avuto due occasioni in due minuti. La palla è finita a fanculo. Sti qua a fangol è anche giusto così. Guarda lì. Fermo. Cioè lui ha colpito di testa da fermo. Andava sbloccata subito. Leao andava sbloccata subito. Adesso sti qua che già giocavano difensivo prima. Voglio ridere Leao, vai. Sì, subito. Pronto per il rinvio Milinkovic-Savic. È il primo gol del Toro, fra l'altro, da una situazione di palla inattiva dell'intero campionato. Bello! Che bello! Siamo stati noi le cavie, vero? Miranchuk! 2-0 Toro! Clamoroso! Dormita della difesa del Milan! Cesi, Pellegrini ha vinto i contrasti, Vlasic l'ha appoggiata lì, ma Miranchuk ha fatto bravi. Una giocata perché conduce bravi. La squadra. Bravi ragazzi! Perché sa calciare bene sul palo. Bravi! Trova un gran gol. Guarda, bravi! Da dove parte palla dal portiere! Al limite dell'area Pellegrini. Gabbia che si fa saltare in testa da Pellegrini. È lui che decide di appoggiarla lì. Tonali che non interviene. Diagonale in porta al portiere. Andava sbloccata subito. Se il karma poi punisce, è giusto così. Mamma mia, ma come le leggo le partite, raga? Come le leggo? L'ho letta dopo 4 minuti. Dopo 4 minuti ho letto la partita. Va sbloccata subito. Detto fatto. E non mi dite che non abbiamo avuto le occasioni per sbloccare questa partita. Ma che cazzo tiene il pallone Vlasic? Lo ammonisce. Ma perché Teo, quando deve difendere rincorrendo gli avversari, gli si catapulta addosso? Cioè, cazzo, sei anche veloce. Li abbraccio. Ci sono 2000 modi di togliere la palla alla gente, eh. Dobbiamo fare il 2-1 prima della fine del primo tempo, assolutamente. Ma tanto non succederà mai. Perché non succederà mai. Non succederà mai. L'ho detto, ragazzi. Se c'è una partita che mi preoccupa è questa. Io l'ho detto, ragazzi. Questa è la partita che mi preoccupa. Non la Champions League. Tutti voi avete l'attenzione su quella. No, la partita da vincere è questa, ragazzi. Perché è questa. Perché è la più difficile. Perché attenzione il Torino. Torino di qui, Torino di là. Torino difensivamente è forte. Mi avete dato dell'incompetente. Risultato parla da solo. Me li fa giocare Giro e Origi insieme? No, la fai battere. Non la fa battere lo stronzo! Non la fa battere! Ma vaffanculo, vai! E allora approfittiamo dell'intervallo di Torino-Milan per infilarvi nel mezzo uno spacchettamento golosissimo. Sapete che gli spacchettamenti ve li infilo nelle carriere di qui di là. Bene, ve lo infilo nell'intervallo di Torino-Milan. Perché per gli appassionati di FIFA, ragazzi, abbiamo 9 pacchetti da aprire. Allora, in questi 9 pacchetti ci sono premi dei playoff della Weekend League, 8 vittorie su 10, degli obiettivi che c'erano e il livello 27 della stagione dove ti dava giocatori prime della Serie A. Partiamo dal pacchetto oro. Si parte già male. Oddio, lì per lì ho sperato Dybala. AT argentino, invece niente, il gioco mi vuole male. 2 giocatori, mamma mia. Dai, almeno dammelo Bono. Schmeichel. Mamma mia, che schifo, vabbè. Giocatore raro, valutazione 75 più. Magari tipo mi darà un 76-77, però è raro. Didi? No. 77, l'ho detto. Dai, raga, ma con sto collo taurino pare si sia tipo mangiato tutto il McDonald's, mura comprese. Vabbè, andiamo avanti. Oro premium maxi. Team of the week, attenzione. No. Io che ci spero anche.
Oh, però c'è Jorginho. Attenzione. Quanto ci posso fare con questo? Un cazzo. Oro Prime piccolo. Raro. Müller? Magari. Hoffman. Tutta una merda. Che poi c'è... c'è Lautaro 87 nel Team of the Week. No, mi dà il portierino, capito? A cagare, vai. Uruguay. Mamma mia. Ok, rimangono i pacchetti più carini. Oro rari e Prime Serie A. Oro rari? Dai, ma almeno dammi leva, Zielinski. Mamma mia. Che merda. Oro rari. Niente, tutti giocatori base. Sì, vabbè. Oh, però ho trovato Pioli's on fire. Attenzione. Rimane pacchetto Prime Serie A. Non mi aspetto niente, ma sono già deluso. Skriniar. Porca puttana, ce l'ho già. Non è neanche scambiabile. Abbiamo anche un Team of the Week preso con l'SPC, ma sicuramente farà cacare. Olandese porte... Oddio mio. No, ancora. Ancora lui, non ci credo. La terza SPC di fila che faccio, la terza SPC di fila che mi viene sto qua. Ho fatto anche l'SPC degli incontri principali. Abbiamo altri 5 pacchetti, ragazzi. Casino di pacchetti si è aperto. Se fosse trovato uno buono. E ricominciamo con la merda. Dumfries, mamma mia. Karsdorp. Quello che esulta al decimo minuto per una rimessa laterale. Vabbè. Rari piccolo. A meno sono rari. Potrebbe essere Walkout. Sì, è Walkout, è Schule. Anzi, non è Walkout, è scherzo. Con sto bidone qua. Che è doppione. Rari piccolo, Schule. Si può essere contenti. Vediamo un po'. Un altro con la fontanella. Mamma mia, Isco. Altri scarti. Rari Zinco piccolo. Rulli. Musso. Mamma mia. La SBC dei poveri questa. Pacchetto giocatori misti, che è quello più scascioso di tutti. Lì per lì ho sperato un Cristiano Ronaldo. Ma niente, va malissimo. Vabbè, lo spacchettamento di oggi è andato a puttane. Speriamo la partita del Milan vada meglio. Entrate Kettler. Dovrebbe entrare anche magari. E Bennacer. Pobega ha fatto bene 5 minuti. Poi ha fatto cacare il cazzo. Cioè, mi fa entrare Dest adesso. Lo facevi cominciare a titolare, no? Che gabbia ha fatto uno proprio sul primo gol. E Tatarusano immobile sul secondo. Immobile, vabbè. Ha la reattività di Zoff 80 anni. Fuori Kalulu per Cammonito. Ha fatto Scilleao per Rebic. Ok. La vuole perdere per forza. La vuole perdere. Il decreto per Brahim Diaz. La vuole perdere, ragazzi. Perché ok che Leao ha avuto questi primi due squilli e poi è sparito dal campo. Però è anche vero che se capita che si alza un minimo il Torino, da destra verso sinistra, Leao prende e almeno a concludere l'azione ci arriva. Poi se la conclude come l'ha conclusa prima, tutto ci può stare. Però farlo uscire all'intervallo mi pare esagerato. Bello Messias per Dest. C'è Origi. Origi dentro. Arriva la deviazione, proteste rossonere. Che fa il fondo. Raga, ma questo è angolo. Non è calcio di rigore, ma è angolo. E qua si chiudono e ciao. Ragazzi, se facciamo un gol è un miracolo. Se facciamo un gol, cioè vale per due. Poi non capisco perché non abbia messo Bennacer. Rebic dentro Righi, non ci arriva! Riaprivi la partita! Raga, riaprivi la partita! Non ci voglio credere! Mezzo metro più avanti, la buttava in porta e riaprivi la partita! Dopo 25 minuti avevamo tutte le carte in regola per passare in vantaggio. Due occasioni, centrali loro ammoniti. E abbiamo fatto niente. Bravi. Forcing, c'è 40 minuti di forcing da fare. Dest! E va la conclusione alta. Si era coordinato benissimo. E sti qua li abbiamo anche in Coppa Italia. Adesso che ci penso. No, non voglio immaginare. Non voglio immaginare, raga. Non voglio immaginare.
Occhio a Lazzaro, la battuta morbida in mezzo. Lazzaro, oddio! Luciano dal colpo di testa e buongiorno. Suona la carica con un pallone profondo. Provando a innescare la corsa di Messias. Messias! Messias all'occasione, Messias! Damo! Andiamo! Non rompere i coglioni, Milinkovic-Savic, andiamo! Proteste da parte dei ma che proteste! Esci come un coglione! Andiamo, dai, Messias! 67 minuti per fare gol al Torino. Stai zitto, pelato di merda! Stai zitto, pelato del cazzo, andiamo. Guarda che gol che ci ha toccato segnare. Posizione regolarissima. Sti qua non si capiscono un cazzo. Si appoggia alle mani Saschelli. Buongiorno, dai, ma che, ma vai cagare, vai. Ah no no, le valutazioni di campo quale lasci, eh? Quale valutazioni di campo le lasci, cazzo? Quale lasci le valutazioni di campo? E allora col comandato e ci succhi il cazzo, ci succhi. E che cazzo? Se fanno i coglioni i tuoi difensori, non devi rompere il cazzo! Fuori Tonali! Fuori Tonali per Bennacer! Stefano, ma che cazzo mi combini? Ma togli Pobega che... 70 minuti fa ridere! Togli Pobega, per favore! Espulsione a Juric, godo! Dentro Giroud per Messias, finalmente! C'è 77 minuti per far entrare in campo Giroud! E Origi in campo contemporaneamente. Bravo! Gioca sempre con una punta. C'è anche, non gli piace giocare con due punte. Mai! Benna! Benna, tira! Tira! Ma non in curva! Non in curva! Spazio per calciare, ha provato. Sei solo, cazzo! Pobega, ascolta, ti fai butta fuori. Perché se devi giocare così, fatti butta fuori, per favore. Fatti butta fuori. Tutte le partite c'è gabbia di mezzo. Tutte le partite. E non mi dite, vabbè, ma ha fatto gol in Champions League. Non vuol dire un cazzo. Perché del resto gabbia, ragazzi, ha fatto pena. Pena. Si fa l'autogol a Verona. Per poi le partite di Champions League, tolta quella con la Zagabria, lasciamo stare. Stasera sul primo gol dorme. Continuiamo a giocare con gabbia. Sì, Stefano, continua a mettere in campo gabbia. Continua a mettere in campo gabbia, sì. Io gli voglio un bene dell'anima, Rebic. Ma che cazzo mi togli Leao? Cosa mi rappresenta l'uscita di Leao? Cosa mi rappresenta l'uscita di Tonali? Cosa mi rappresentano? Là, dopo testa, finito, vai, basta.